benvenuti a questa edizione del TG 2000. Vediamo subito i titoli di oggi, giovedì 9 novembre. Discarica di Riceci questa mattina sul luogo Alfonso Pecoraro Scanio. La festa del Duca di Urbino al secondo posto tra le iniziative riconosciute dal Ministero della Cultura, primo posto per la qualità. I prodotti di eccellenza del territorio utilizzati per la promozione turistica, incontro di Confturismo Marche Nord a Fano. Non c'è più tempo, lo spettacolo al Teatro Battelli di Macerata Feltre per l'apertura del nuovo ufficio di rappresentanza della BCC Metauro. Sport e giovani, evoluzione della relazione l'11 novembre a Pesaro, il convegno a Palazzo Antaldi. Continua la mostra mercato dell'olio e dell'oliva di Cartoceto, la 46esima edizione torna anche domenica 12 novembre. Ci parlano dell'annata di raccolto l'assessore regionale Stefano Aguzzi e l'azienda Alessandri. Buonasera e benvenuti a questa edizione del TG 2000. Apriamo l'edizione di oggi con le perdite di gas che dalle ore 15 circa di oggi si sono verificate nella zona Pantano di Pesaro. È appunto dal primo pomeriggio che si stanno cercando i due punti di fuga. Non si è ancora capito se questi siano collegati tra di loro. Uno sembrerebbe in via ascesa, l'altro due vie parallele rispetto alla via precedentemente indicata. Sono diverse le squadre dei vigili del fuoco di Pesaro al lavoro, oltre alle squadre di Marche Multiservizi per capire l'origine del problema. Non sono state evacuate abitazioni, non è stato necessario per agevolare i lavori, però sono stati chiusi alcuni tratti di strada dalla polizia locale per motivi di sicurezza. E continuiamo l'edizione di oggi parlando della discarica di Riceci. Nella mattina sul luogo della possibile discarica presente anche l'ex ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dell'Italia, Alfonso Pecoraro Scanio. Vediamo. Ma a me sembra surreale che nel 2023 qualcuno proponga una discarica in un quadro ambientale di pregio, peraltro in un'area vicina a una realtà come Urbino, che è un patrimonio mondiale dell'umanità, ma soprattutto quando tutte le normative europee e internazionali dicono che oggi le discariche andrebbero chiuse, quelle esistenti, e le strategie internazionali moderne prevedono che ci sia la strategia rifiuti zero e che quindi tu i rifiuti cerchi di riutilizzarli, riciclarli, rilavorarli, ma non li butti certamente in una discarica. Quindi siamo di fronte a un progetto francamente obsoleto e che comunque non è compatibile con una zona di questa qualità ambientale. Gli ultimi che stanno facendo le discariche le fanno in zone abbandonate, degradate, che vengono eventualmente utilizzate per discariche provvisorie, e già quelle sarebbero inaccettabili. Pensiamo a farlo in questa zona, quindi io credo che è giusto fare appello a tutte le autorità che hanno capacità di ascolto e di intervento perché questo progetto si blocchi subito per evitare ai cittadini e al territorio una tensione e per evitare tra l'altro anche danni economici, perché chi fa un progetto sbagliato e poi viene bloccato dovrebbe rispondere dei danni economici che ha causato per aver fatto un progetto sbagliato. Io ero a Ecomondo, che sta a Rimini, dove si parlava appunto che non si fanno più né discariche né inceneritori, ma oggi si fa rifiuti zero. Quindi basterebbe che magari questi che fanno queste proposte facessero due passi a Rimini quando c'è Ecomondo e capiscono le cose come stanno. Oppure capire esattamente quello che sta succedendo. Oggi, pur dovendo andare a un'iniziativa a Milano, l'ho spostata di qualche ora perché vedere con i propri occhi è molto importante e soprattutto strabiliarsi, perché io in questa epoca storica, ripeto, nel 2023, proposte di questo genere speravo di non vederle più. Le vediamo e le dovremmo bloccare. No, a me sembrano le persone tra l'altro molto educate e molto civili in una protesta assolutamente, come dire, fatta con uno stile direi marchigiano, in altri posti sarebbero leggermente più arrabbiati, quindi mi complimento per lo stile, ma questo non deve far dubitare sulla determinazione, perché poi, come dire, la maggiore determinazione è proprio di quelli più mansueti,
che poi quando si arrabbiano molto. Quindi bisogna dare ascolto a queste persone. Ci spostiamo ora ad Urbino per la festa del Duca Federicus Theatrum, che si è aggiudicata il secondo posto tra le iniziative riconosciute dal Ministero della Cultura a livello nazionale. Primo posto invece per la qualità dell'iniziativa, e scopriamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. Un riconoscimento importante per la festa del Duca Federicus Theatrum da parte del Ministero della Cultura. Spieghiamo questo importante riconoscimento in cosa consiste. Sì, veramente ci ha sorpresi e nello stesso tempo onorati, perché eravamo già considerati tra le prime 10 rievocazioni, eravamo al 9° posto, ma poi con la nuova aggiornamento di graduatoria abbiamo saputo che sono venuti gli ispettori qua durante la festa del Duca, hanno insomma partecipato a tutte le iniziative e poi ci è arrivata questa comunicazione che siamo secondi in tutta Italia. Sorprendentemente abbiamo lasciato dietro nomi non importanti di più, Napoli, Siena, e quindi davanti abbiamo soltanto la grande parata storica dell'Impero Romano di Roma, che è una cosa insomma veramente imponente e che comunque come qualità culturale ha avuto un punto in meno di noi, perché noi abbiamo avuto 35 punti e loro 34 nella graduatoria. Totale siamo 94 punti contro i 95 raggiunti da loro, poi dietro ci sono da 90 e poi dagli 80 in giù tutte le altre, siamo primi nelle Marche in assoluto, c'è Fermo al 12° posto, Fano 112°, quindi insomma è un premio, un riconoscimento che ci ripaga di tutti, no? Questi, io ho 15 anni che sono presidente dell'ARS, ho fatto questo il quinto mandato, e la festa appunto ha avuto un crescendo. Prima siamo partiti con il cinema storico Monicelli, lì è stata la prima tappa di crescita con grandi personaggi dello spettacolo, da Villaggio, la SPAC, Buzzanca, Davoli, e poi il secondo step, quando purtroppo tragicamente è venuto a mancare Monicelli, l'abbiamo data con il teatro, no, di corte, e quindi anche lì grandissimi nomi che abbiamo avuto appunto da Kim Rossi Stewart, Baran e tantissimi altri, Lamorante, Riondino e Boni, e quindi è stato un crescendo. Ricordo che noi produciamo anche degli spettacoli teatrali, quindi c'è uno sforzo, no, proprio di valore, ecco, è una cosa, uno sforzo enorme che ci ha dato grande valore, e all'interno questa festa sta diventando sempre più un festival rinascimentale, si presentano libri, si fanno musica, concerti classici, spettacoli di teatro, e poi il riconoscimento della grande rievocazione storica che abbiamo rimesso, no, in piedi nel 2010, che questa è stata proprio poi la perla che ci ha fatto raggiungere il podio delle manifestazioni in Italia. Al termine del telegiornale andrà in onda uno speciale su questo riconoscimento per l'Associazione Rievocazioni Storiche di Urbino, e continuiamo a parlare di turismo, e lo facciamo con Confuturismo Marche Nord, che è a Fano, dove i prodotti di eccellenza del territorio vengono utilizzati per una promozione turistica. I prodotti d'eccellenza del territorio come volano per la promozione turistica. Si è parlato di questo nell'ambito di due appuntamenti promossi da Confturismo Marche Nord. Fra questi, alla sala riunioni della Newco Promo, sono stati premiati i rappresentanti di aziende che per la specificità dei loro prodotti di qualità hanno veicolato l'immagine positiva del territorio. A parlarne è stato Luciano Cecchini. Noi ormai è 5 anni che organizziamo prodotti d'eccellenza e hanno segnato nel territorio un qualcosa che lega anche il turismo. I turisti che vengono qui cercano di portare via quell'esperienza, difatti è un turismo esperienziale, e naturalmente è un turismo anche enogastronomico che portiamo avanti da anni, perché dobbiamo
portare avanti il discorso del nostro territorio, le nostre bellezze, ma l'enogastronomia in questo momento ne ha da padrone. E noi tutti gli anni scegliamo o 9 o 10 aziende che lasciano il segno al turista. Noi come oggi abbiamo l'olio, il tartufo, vediamo in questo momento delle fiere eccezionali, Cartoceto che sta facendo un'ottima fiera, Acqualagna, Pergola e poi anche le famose sagre d'eccellenza tipo i Garagoi, la Polenta di San Costanzo e noi cerchiamo di portare avanti proprio questo discorso che il turista venga segnato da queste tipicità. I gusti della gente sono variegati, tu devi capire c'è chi piace tantissimo il tartufo, c'è chi piace anche il vino e c'è chi piace la pasta. Noi abbiamo tanti pastifici d'eccellenza qui, abbiamo tantissime cantine. Io dico, fino a qualche anno fa le nostre cantine non erano conosciute, in questo momento giustamente con il turismo che fanno il turismo enogastronomico stanno lanciando anche i vini. Ci spostiamo ora a Tavuglia per un contributo della Regione Marche per un nuovo percorso pedonale di abbattimento delle barriere architettoniche nel centro abitato. Le risorse della Regione Marche andranno a cofinanziare un intervento di realizzazione di un percorso pedonale con abbattimento delle barriere architettoniche appunto e messa in sicurezza di un tratto di strada sulla strada provinciale 38 detta Strada del Pozzo nel centro abitato di Tavuglia. I lavori avranno un costo complessivo di 380.000 euro, 228.000 di finanziamento regionale, 152.000 euro invece la spesa a carico del comune di Tavuglia. E si chiama Non c'è più tempo ed è lo spettacolo andato in scena ieri sera al Teatro Battelli di Macerata Feltria per l'apertura del nuovo ufficio di rappresentanza della BCC Metauro. Una serata molto partecipata che andiamo a scoprire nel prossimo servizio. La due giorni per l'inaugurazione dello sportello BCC Metauro si chiude qui al Teatro Battelli di Macerata Feltre con lo spettacolo Non c'è più tempo, una sala gremita per parlare del tema della sostenibilità, uno dei valori seguito proprio dalla BCC Metauro. È una serata bellissima questa, a completamento di questa inaugurazione importante per, che abbiamo già iniziato ieri. Come vedete è piena di quote rosa e questo fa anche il valore aggiunto. E quindi mi sento di ringraziare tutti. Intanto tutti voi che avete partecipato in maniera numerosa per rendere speciale questa serata. Ringrazio anche il Consiglio di Amministrazione che vedo presente in sala, che ha approvato questo progetto e ha permesso poi di realizzarlo. Ringrazio il dottor Micheletti di Crea Banca per la preziosa collaborazione e ci ha supportato nel realizzare la serata, l'evento e soprattutto lo sportello che abbiamo inaugurato. Rinnovo il ringraziamento al sindaco e a tutta l'amministrazione perché ha supportato sempre in maniera egregia questo progetto e infine ringrazio chi ha reso speciale questa serata che è Fabio Cappa perché veramente usciamo da questa serata in abbinamento economia, cultura e sostenibilità che è una cosa molto importante. Una serata in cui si è parlato di cambiamenti climatici in una veste anche particolarmente diversa per quanto questo tema sia veramente molto attuale. Assolutamente sì e abbiamo tentato di farlo nel migliore dei modi. Per quello che sta accadendo è qualcosa direi di preoccupante, ma non per quelle che sono le conseguenze dei cambiamenti climatici, è perché stiamo assistendo ad una politicizzazione del cambiamento climatico, che è una cosa pericolosissima, schierarsi pro o contro a seconda se la si pensi politicamente in un modo o nell'altro, non possiamo permettercelo. Come da titolo dello spettacolo Non c'è più tempo, dobbiamo concentrarci e muoverci tutti assieme in quella che è l'unica direzione e soprattutto la priorità numero uno che bisogna tutti avere. Dobbiamo renderci conto di una cosa, i cambiamenti climatici nel nostro pianeta ci sono sempre stati, in 5 miliardi di anni di storia del nostro pianeta si sono alternate fasi più calde o più fredde, però questa volta è diverso.
a causa delle nostre emissioni, si stanno generando dei cambiamenti in pochi anni che storicamente hanno impiegato decine di migliaia di anni. È tutta qui la differenza. Un cambiamento così veloce non consente alla natura di adattarsi. E io sorrido quando sento dire salviamo il pianeta. Il pianeta tornerà meraviglioso come è sempre stato, impiegherà 10 milioni di anni. Cosa vogliamo che siano 10 milioni di anni rispetto ai 5 miliardi di anni di storia del nostro pianeta? Il rischio è che la specie dominante del momento non sia più quella umana, l'unica che rischia l'estinzione a causa propria. BCC Metauro è vicina al territorio, vicina con dei servizi ma anche con dei momenti culturali e anche di riflessioni su temi molto importanti, tutto nell'ottica della convivialità e veramente nell'ottica di vivere un territorio. Sì, la BCC tra i suoi principi ispiratori, oltre all'operatività bancaria, ha proprio il sostegno del territorio e anche la crescita sociale, culturale e morale della comunità. Quindi questo evento di questa sera rientra proprio fra queste finalità e queste iniziative che ci contraddistinguono nel tempo. La sostenibilità è uno dei principi dell'articolo 2 del nostro statuto, quindi anche in tempi non sospetti il credito cooperativo già pensava alla sostenibilità. Quindi questa sera abbiamo voluto offrire alla cittadinanza di Macerata Feltria questo evento proprio per far conoscere quelle che sono le problematiche e quello che ognuno di noi nel proprio piccolo può fare per, diciamo, contrastare il cambiamento climatico. Nei prossimi giorni anche su questa apertura dello sportello BCC Metauro Macerata Feltra andrà in onda uno speciale dedicato e cambiamo ora tema, parliamo di sport e giovani, evoluzione della relazione. L'11 novembre a Pesaro il convegno a Palazzo Antaldi. Vediamo. Assessore, sport e giovani, un connubio perfetto, soprattutto poi da un progetto recente ma a cui si stava lavorando già da tanto tempo. Sì, è una bella iniziativa che inquadra quella che è la filosofia dello sport, non è solo quella, diciamo, praticata, ma è giusto avere anche un approccio giusto quando si fa un'attività sportiva fin da giovane, fare capire anche quelle che possono essere delle condizioni fondamentali, quindi un'alimentazione corretta, avere, diciamo, un approccio positivo quando si fanno le cose. Quando io faccio qualcosa, sia parliamo di giovani, quindi a scuola piuttosto che nello sport o nella vita quotidiana, è giusto anche essere consapevole di quello che stiamo facendo e affrontare quella sfida, quell'allenamento, quella giornata lavorativa o di scuola nel migliore dei modi. Questo è un convegno dove mette insieme diversi professionisti che ci potranno dare degli spunti giusti anche per quello che può essere un'evoluzione dello sport. Sappiamo quanto i giovani sono appassionati, interessati alla pratica sportiva. Quindi l'obiettivo è anche magari tenerli lontano da quello che è un'attività virtuale, quella dei social, ma dargli degli esempi concreti di persone che tutti i giorni si impegnano per la crescita e per il loro futuro. Un'iniziativa questa che ovviamente non si costruisce da sola, dietro c'è il sostegno di tante realtà. Sì, allora come segreteria organizzativa e anche provider accreditato dal Ministero della Sanità, affinché questo convegno possa rilasciare crediti formativi, Intercontact. E poi abbiamo enti patrocinatori, abbiamo sponsor e la cosa più importante è che fra i relatori vi sono professionisti nel campo dell'infermeria, quindi il presidente dell'ordine degli infermieri, un nutrizionista, un tecnico dell'alimentazione, uno psicologo, quindi per poter affrontare ognuno degli aspetti di quello che è l'evoluzione della relazione nello sport nella maniera più completa. Andiamo ora a Cartoceto, dove continua la mostra mercato dell'olio e dell'oliva. La 46esima edizione torna anche domenica 12 novembre. Ci parlano dell'annata di raccolto l'assessore regionale Stefano Aguzzi e l'azienda Alessandri. Un appuntamento importante, si parla di olio e di olive, quindi produzioni del territorio, ma c'è anche tanto altro in questa nuova edizione di Cartoceto dopo il festival. Ma queste sono occasioni sempre più ricche di esposizioni, ricche di
prodotti tipici, ma ricche anche di attività legate al turismo, legate alle bellezze dei territori, tanto da mettere in mostra per poter sempre di più far conoscere l'essenza di questa nostra provincia, di questa nostra regione, che vedete ha un tipo di attività anche turistica sicuramente diversa da quella di altre regioni, ma non assolutamente da meno, perché le bellezze che noi abbiamo in questi splendidi borghi, in questi territori del nostro entroterra, anche se Cartoceto non è tanto e troppo entroterra perché è abbastanza a ridosso della costa, ma anche questa è proprio una tipicità di questi territori, le nostre colline che quasi si affacciano sul mare, quindi tantissimi borghi storici già di per sé belli da, da vedere, da visitare, ma che all'interno contengono tanta cultura, tanta storia, tanta tradizione, tanta enogastronomia, e quindi è un po' la ricchezza della Regione Marche. Infatti anche come amministrazione regionale puntiamo molto sullo sviluppo dei nostri borghi, nella nostra entroterra, sulla tipicità e la bellezza di questi territori, e su questo vogliamo continuare a investire. Quindi anche la mia presenza qui oggi a Cartoceto vuol proprio testimoniare questo, la vicinanza della Regione Marche e il sostegno della Regione Marche alle tante attività turistico, storiche e culturali che si portano avanti nei territori. Oggi al via questa mostra mercato dell'olio e dell'oliva, come è andata quest'anno? Partiamo proprio da questo perché il tema è importante. La campagna, diciamo, è stata sottotono. Abbiamo perso un 90% del raccolto rispetto agli anni precedenti. Quello che abbiamo fatto di qualità è buono perché abbiamo raccolto presto, per cui ci siamo salvati sulla qualità, ma la quantità è stata disastrosa. Dobbiamo ricordare appunto che sono state le condizioni climatiche, ovviamente. Sì, 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 è il freddo dopo post fioritura a maggio che ha portato via l'oliva. I fiori erano pieni, gli olivi erano belli, diciamo sani, perché non erano stressati, piogge giuste, l'inverno non freddo, ma è, purtroppo è il freddo dopo che ha portato via il raccolto. Che prodotti avete portato? Vedo comunque che avete oltre all'olio anche sì, le olive. Sì, diciamo, io diciamo tutto sommato mi devo accontentare perché ho raccolto una tantina di quintali, per cui c'è anche le olive preparate in salamoia e marinate. Non abbiamo l'oliva fresca perché ormai è 20 giorni che abbiamo raccolto l'oliva, quindi quella volta non la cercava nessuno perché erano 30 gradi, si raccoglieva con le maniche corte, chi pensava di mettere l'oliva a marinare, era impensabile. Uno sguardo ora agli eventi, segnaliamo una manifestazione che avrà luogo sabato 11 novembre nei pressi di Piazzale Roma Urbino, nei pressi della statua di Raffaello, dalle 10 a cura del collettivo Bagalore, composto da studenti e lavoratori di Urbino, per manifestare per il sostegno del popolo palestinese. E da oggi fino all'11 di novembre ai Cinema Giometti di Pesaro, Rimini, Ancona e Prato ancora volano le farfalle, un film liberamente ispirato alla storia della pesorese Giorgia Righi. E per questa sera è tutto, io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, vi lascio ora le previsioni del Meteo 2000 e vi auguro un buon proseguimento di serata qui su Canale 18. Previsioni per venerdì 10 novembre. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili precipitazioni sparse. Venti moderati occidentali, mare poco mosso. Temperature stazionarie.